iniziato. Io ho iniziato a riprendere. L'importante è quando volete, quando volete. Tocca a te. Cioè, ma non è che tocca a me, non è che tocca a me, che partiamo. Non è che devo fare le domande. L'importante, no, non così perché mi mettete in imbarazzo. No, dai, io. No, non fatevi scemi. No, dai. Minchia, così mi andate. Però quando tu. Ciao. Come ti chiami? Fabio. Volevo chiederti, ma gli italiani sono brava gente? Sì. E da cosa me lo motiveresti? Perché sono italiano. E tu credi in Dio? No, assolutamente no. E ti fa paura lo straniero? No, se non è brutto e c'ha le cicatrici e mi sta puntando un coltello al gola, no. Ciao. Ciao. Come ti chiami? E fa. E gli italiani sono brava gente? Sì. Perché? Perché sono dei babbi. Hanno sempre bisogno di un leader. Però sono brava gente. E cosa ti aspetti come qualità che avrà uno dei tuoi due figli? Ma aspetto che vada più in là di quello che siamo andati noi. E un difetto che vorresti non avergli passato? Un difetto? Sì. Magari un po' più sciallati. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Leonardo. Quanti anni hai? 16. E gli italiani secondo te sono brava gente? Sì e no. Qual è un difetto che proprio ti dà fastidio degli italiani? Furbi. E un pregio che diresti a un tuo amico straniero? Di cuore. E tu hai paura della morte? Di brutto. Perché? Perché finisce tutto. E c'è un al di là? Ciao. Ciao. Come ti chiami? Carlo. E di dove sei, Carlo? Ma cittadino del mondo. Ma in Italia? Sono nato a Milano. E? Hai vissuto? Un po' in qua, un po' là, un po' a destra. Secondo te gli italiani sono brava gente? Molti sì. Senza casa. E perché? Molti sì. Perché tendenzialmente hanno un buon di dentro e che forse a volte di fuori buttano fuori cose negative. Ma credi nelle istituzioni italiane? Beh, no. Perché? Non in questo momento, dai. Fatto troppo casino. E cosa cambieresti? Le istituzioni italiane. E credi in Dio tu? No, di solito no. E credi nel trascendentale? Neanche. E secondo te c'è qualche altra forma di vita oltre alla nostra? Sicuro, dai, per forza. No. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Patrizio. Quanti anni hai, Patrizio? 37. E dove sei nato? A Fidenza, provincia di Parma. E cosa ci fai qui a Milano? Lavoro. E secondo te gli italiani sono brava gente? Sì. E un difetto invece che vorresti proprio che non avessimo? Quello che ha detto Leo, la furbizia. E un pregio? La generosità. Cosa ti auguri per il tuo futuro in quest'Italia? Una famiglia. E che futuro pensi di poter dare alla tua famiglia in questa Italia? Il migliore possibile che mi dà il mio paese. E credi negli extraterrestri? Non li escludo. E l'amore è importante per te, eh? Sì. La cosa più importante. Sei fidanzato? Sì. L'ami? Sì. L'hai mai tradita? No. Dici le bugie tu? No. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Donato. Doc. Per gli amici. Secondo te, Donato, gli italiani sono brava gente? Secondo me sì, sono brava gente. E un difetto? Un difetto, sono d'accordo anch'io che pensano di essere più furbi degli altri. E tu sei più furbo degli altri? Ma io non sono molto furbo, però anch'io secondo me ho il difetto di credermi più furbo degli altri, essendo italiano. E un pregio? Un pregio degli italiani che comunque con gli amici condividono. Con la condivisione dunque? Sì, con gli amici però. Ah. Solo chi è amico, chi non è amico niente. Ah, ho capito. E tu credi in Dio?
Io credo sì, in Dio. E... Ma non nella Chiesa. Non nella Chiesa. C'è cosa, parecchia differenza. Cosa non ti piace della Chiesa? Della Chiesa non mi piace il fatto che stabiliscono delle regole che per loro vanno bene e che non si è capito sulla base di cosa, e che tendenzialmente vivono di soldi, che basano tutto sul grano, in buona sostanza. Secondo te Gesù è esistito? Secondo me sì. Sì, sì. Penso che sia esistito, le testimonianze che ci sono secondo me sono vere. Ok, direi che come esperimento è andato bene. Ragazzi, i pazzi, ve li faccio vedere. Sono sottostati a questa cosa, guardatevi, guardate, stavano lavorando e come al solito ho vinto.